Rimane penso un po' di dispiacere per quel pallone non messo a terra proprio, che poi ha consegnato il 27esimo punto invece a Casalmaggiore. Ma siamo qua con Andrea Pistola, con coach Pistola. Allora, state cominciando a prendere il vostro passo, anche se dal terzo set in poi avete un po' sofferto. Siamo arrivati a questa partita, lo sapevamo che eravamo proprio a corto di energie, perché tre ragazze hanno fatto i mondiali, sono arrivate e hanno potuto giocare tutti i giorni, ogni tre giorni. Altre erano state infortunate, quindi sapevamo che oggi era una partita faticosa, perché questa squadra qui comunque batte tanto, difende, e quindi noi abbiamo perso lucidità. Il terzo set abbiamo fatto tanti errori e loro hanno ripreso fiducia, però oggi per noi contavano solo i tre punti e alla fine ce l'abbiamo fatta. Quanto dovete ancora aspettare Nicolova? Speriamo che nel giro di un paio di settimane possa essere della partita, ecco, ma tutta la squadra deve crescere. Purtroppo non abbiamo avuto mai tempo di allenarci insieme, non solo giocato, quindi dai, oggi ci contavano i punti per noi, questo è fondamentale. Ecco Andrea, così come contro Novara avete faticato nella parte finale molto in ricezione, forse un po' troppo. Sì, esatto, quello è chiave un po' della partita, nel senso che il nostro cambio palla non è ancora fluido, sia per magari l'intesa ancora non perfetta col palleggiatore, sia per dei momenti in cui la ricezione veramente va in grosso affanno. Quindi speriamo di lavorare su questi aspetti, perché poi il gruppo è buono, le ragazze stanno impegnando tanto, quindi sono convinto che la seconda parte della stagione, con un po' di lavoro in più, riusciremo a crescere. Bocca grazie. Al lupo, grazie. Ciao. Grazie Andrea Pistola, complimenti per la vittoria. Arriva coach Luca Paniconi. Coach, ciao. Buonasera, ciao. Buonasera, ciao. Allora, due set purtroppo non spesi al meglio, poi non è bastato, quindi giocare invece gli altri due al massimo. Sì, credo che siamo andati davvero vicino al nostro massimo questa sera. Davvero vicino, non ci siamo arrivati, perché se ci fossimo arrivati probabilmente l'ultimo set l'avremmo portato a casa, conquistando almeno un punto, che per noi sarebbe stato molto molto importante, non solo per la classifica ma soprattutto per il morale. Comunque credo che le ragazze abbiano dato dimostrazione di grande determinazione, di grande vitalità, e questo è l'aspetto che più sicuramente ci rende fiduciosi per quello che dovremo fare da qui in avanti. Ovviamente consapevoli delle difficoltà, perché quelle ci sono, consapevoli dei nostri limiti, ma credo che abbiamo qualcosa di importante da mettere in campo, e questa sera in parte credo che si sia visto. Com'è la situazione di Lipska? La situazione di Lipska sta riprendendo confidenza con l'attacco, ci vuole ancora un po' di tempo e poi valuteremo adesso nelle prossime settimane quando più o meno ipotizzare il suo ritorno. Io non ti faccio domande, so che hai da salutare a casa. Sì, beh, approfitto per salutare due amici speciali, che sono nostri grandi tifosi, ma soprattutto sono dei tuoi ammiratori, quindi volevo cogliere l'occasione. Nazareno e Gabriella e Lorella, che ovviamente ci seguono sempre, allora volevo cogliere questa occasione. Allora li saluto, grazie mille. Grazie a te. Grazie mille. In bocca al lupo. Grazie Luca Paniconi, in bocca al lupo naturalmente per una Macerata che dovrà soffrire fino alla fine. Francesca Cosi, ciao. Ciao a tutti. Ciao, benvenuta. Ciao, grazie. Allora, complimenti. Grazie. Una buona partita, non è bastato, anche se alla fine è dato quella spinta in battuta che avrebbe potuto rimettere in discussione il set. Sì, sicuramente siamo un po' dispiaciute, perché per come stava andando la partita ci speravamo molto e abbiamo fatto qualche errorino nei momenti importanti che non ci possiamo permettere certamente contro squadre di questo calibro, e quindi adesso torneremo in palestra e lavoreremo ancora di più. Com'è questa A1, vista così da vicino? Vista così da vicino è tosta, però ce la stiamo veramente mettendo tutta, e soprattutto perché abbiamo incontrato molte big all'inizio, quindi abbiamo veramente capito e toccato con mano com'era, insomma, l'andamento, e però insomma ce la stiamo veramente mettendo tutta, ci stiamo Giulia. Provando. Avete fatto fatica ai primi due set un po' a prendere ritmo, poi invece siete riuscite a crescere anche voi. Vi manca, diciamo, partire subito bene? Sì, noi tendenzialmente abbiamo questo problemino che magari partiamo un po' con il freno a mano tirato, però poi con calma ci siamo lasciate andare, abbiamo fatto vedere insomma quello che sappiamo gioco fare, ecco. Bocca al lupo, grazie ciao. Mille. Ciao. Grazie mille, ciao. Salutiamo anche Francesca Cosi e diamo un gradito bentornato a Elena ciao. Perinelli. Ciao. Elena, ciao. Da un po' che non ci incrociavamo. Sì. Un periodo duro per te, poi finalmente questa ripresa, e adesso cosa ti aspetti sì. da questa stagione?
Ma sicuramente fino adesso è stato un periodo un po' difficile per noi, abbiamo avuto poco tempo per lavorare, però da adesso in poi comunque iniziamo ad avere settimane piene dove possiamo allenarci e quindi penso che potremo solo migliorare. Per adesso, insomma, anche oggi è stata una partita difficile, però abbiamo portato a casa 3 punti, che era la cosa più importante. Perché sì, le ultime partite comunque stavamo giocando meglio, però sai, finché non arriva la vittoria, poi invece oggi sono contenta che sia andata così. Avete anche rosicchiato dei punti importanti contro delle big, quindi il vostro campionato è comunque mirato a raggiungere i playoff. Sì, sicuramente vogliamo far bene. Adesso, appunto, come ho detto prima, possiamo allenarci perché comunque non abbiamo avuto grande tempo, perché comunque le americane sono arrivate tardi, anche l'olandese è arrivata a campionato praticamente 2 giorni prima, quindi non ci conoscevamo ancora bene. Adesso ci siamo allenate poco, quindi sicuramente adesso potrà migliorare. Giulia. Infatti, Elena, abbiamo parlato anche col tuo allenatore. Ci sono dei meccanismi, soprattutto nella fase di recezione, che ancora nelle zone di conflitto dovete mettere a posto? Sì, dobbiamo proprio un po' conoscerci. Vabbè, la ricezione non tanto, perché comunque vabbè, noi giocavamo già insieme, però io comunque ho fatto un anno dove ho giocato poco, quindi dobbiamo un po' riprendere tutto e sicuramente allenandoci potrà solo che migliorare. Grazie Ele. Grazie a voi. Ciao. Bella vittoria. Grazie. Ciao. Ciao.